È stato Giovanni Legnini, nel suo primo intervento pubblico a Teramo da vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, a presiedere questa mattina al convegno giuridico sul tema Il nuovo processo civile, un percorso ad ostacoli, la riforma della giustizia. Il processo civile sta diventando sempre più defatigante, un convegno che si annuncia nel suo contenuto dal suo stesso titolo. Questo intervento recente sul processo civile va nella direzione giusta, ma non è sufficiente. Occorre un intervento più organico che affronti questo male che ci trasciniamo da troppo tempo, la lentezza, il carico eccessivo, le mancate risposte. In questi 20 anni ci sono stati troppi interventi disomogenei, disorganici, che non hanno seguito appunto un filo logico, un accumulo di interventi positivi, e infatti gli arretrati sono aumentati. Presidente Spinosa, il Tribunale da lei presieduto è il primo ad avere adottato il processo telematico. Ad oggi qual è il bilancio per l'utenza rispetto a qualche anno fa? Oggi è già esteso, ma molte procedure non sono ancora pienamente coinvolte. Su questo noi ci stiamo lavorando. In particolare penso alle procedure esecutive e alle procedure concorsuali. Rispetto a queste procedure, su cui c'è un impegno forte da parte sia del giudice delegato ai fallimenti sia del giudice delle esecuzioni immobiliari, noi pensiamo che vi sia la scommessa fondamentale rispetto a una delle criticità del Tribunale di Teramo, che è proprio quella costituita dalle pendenze di questa tipologia di procedure, che è abnorme rispetto a tutta gli altri tribunali della regione. Presidente Ambrosini, lei come portavoce di una categoria che è da sempre in prima fila sul fronte della giustizia, condivide o no i temi ispirati da questo convegno? Beh, il processo civile sta cambiando notevolmente. Ci sono problemi e lamentele da parte dei giovani che hanno molte difficoltà ad inserirsi in questo mondo, anche perché sta diventando sempre più complicato. Per cui cercheremo adesso di aiutare i giovani con piccole cose e vedere che cosa potrà venire fuori.